Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Di Cielo, capitolo 3, volume 3, capitoli 85 e 86, 20 e 24 giugno 1900. Questa mattina, trovandomi fuori di me stessa e non trovando il mio sommo bene, ho dovuto girare e rigirare in cerca di lui. Quando mi sono stancata fino a sentirmi venir meno, me lo sono sentito dietro le spalle che mi sorreggeva. Onde ho distesa la mano e l'ho tirato dinanzi dicendogli: Diletto mio, sai che non posso stare senza di te. Eppure mi fai tanto aspettare fino a venir meno. Dimmi almeno, quale ne è la causa? Dove ti ho offeso che mi sottoponi a strazi così crudeli e a martiri così dolorosi? Qual è la tua privazione? E Gesù, interrompendo il mio dire, mi ha detto: figlia mia, non accrescere di più lo strazio al mio cuore esacerbato al sommo, trovandosi in continua lotta per le violenze che continuamente mi fanno. Violenza mi fanno le iniquità degli uomini che, attirando su di loro la giustizia, mi sforzano a castigarli. E la giustizia, cozzandosi in continua lotta con l'amore che ho verso gli uomini, mi straziano il cuore in modo così doloroso da farmi morire continuamente. Violenza mi fai tu, che venendo io e conoscendo tu i castighi che sto facendo, non te ne stai quieta. No, ma mi sforzi, mi fai violenza e non vuoi che castighi. E conoscendo io che tu non puoi fare diversamente alla mia presenza, per non esporre il cuore ad una lotta più fiera, mi astengo dal venire. Perciò non volermi violentare a farmi venire per ora. Lasciami sfogare il mio furore e non voler accrescere le mie pene col tuo parlare. Del resto non voglio che ci pensi, perché l'umiltà più sublime è quella di perdere ogni ragione e di non discorrere sul perché e come, ma disfarsi nel proprio nulla.
E mentre sta ciò facendo, senza avvedersi, si trova dispersa in Dio. E ciò produce nell'anima l'unione più intima, l'amore più perfetto verso il sommo bene. Però con sommo vantaggio dell'anima, perché perdendo la propria ragione, acquista la ragione divina. E perdendo ogni discorso sul conto proprio, cioè se fredda o calda, se favorevoli o avverse le cose che le succedono, non se ne interesserà ed acquisterà un linguaggio tutto celeste e divino. Oltre di ciò, l'umiltà produce nell'anima una veste di sicurezza, onde involta in questa veste di sicurezza, l'anima se ne sta nella calma più profonda, tutta abbellendosi per piacere al suo diletto e amato Gesù. Chi può dire quanto sono rimasta sorpresa da questo suo parlare? Non ho avuto una parola per rispondergli. Dopo, scomparso, io mi sono trovata in me stessa. Dopo aver passato qualche giorno di privazione, al più si è fatto vedere ad ombra e al lampo. Però tutte le mie potenze me le sentivo tutte addormentate, in modo che io stessa non capivo ciò che succedeva nel mio interno. In questo assonnamento una sola pena si destava nel mio interno, ed era che mi pareva di essermi accaduto come a colui che mentre dorme perde la vista, ovvero viene spogliato di tutte le sue ricchezze, onde il misero non può dolersi né difendersi, né usare qualche mezzo per liberarsi dai suoi infortuni. Poveretto, in che stato compassionevole si trova? Ma qual è la causa? Il sonno, perché se fosse desto si saprebbe certo ben difendere dalle sue sventure. Tale è il mio misero stato, non mi viene dato neppure di mandare un gemito, un sospiro, di versare una lacrima, perché ho perduto di vista colui che ha tutto il mio amore, tutto il mio bene, che forma tutto il mio contento. Parmi che per non farmi dolere della sua privazione mi ha assonnata e mi ha lasciata. Ah, Signore, destatemi voi a ciò che possa vedere le mie miserie e conoscere almeno di chi sono priva. Ora, mentre mi trovavo in questo stato, da dentro il mio interno ho inteso il benedetto Gesù che si lamentava continuamente. Quei lamenti hanno ferito il mio udito e un po' destandomi ho detto: mio solo ed unico bene, dai vostri lamenti avverto lo stato troppo sofferente in cui vi trovate. Ciò vi avviene perché volete soffrire da solo e non farmi parte delle vostre pene. Anzi, per non avermi in vostra compagnia, mi avete assonnata e mi avete lasciata senza farmi capire più nulla. Capisco il tutto donde ciò viene, ed è per essere più libero nel castigare. Ma de abbiate pietà, compassione di me, senza che, di vo se che senza di voi sono cieca, e di voi che è sempre buono in tutte le circostanze avere chi vi faccia compagnia, che vi sollevi, e chi in qualche modo spezzi il vostro furore, perché per ora state nel furore di mandare flagelli. Ma quando vedrete le nostre immagini perire per la miseria, manderete più lamenti che ora e forse mi direte: ah, se tu ti fossi impegnato a placarmi, se avessi preso su di te le pene delle creature, non vedrei tanto straziate le mie stesse membra. Non è ciò vero, mio pazientissimo Gesù? Deh, sollevatevi un poco e lasciatemi soffrire invece vostra. Mentre ciò dicevo, lui continuamente si lamentava, quasi in atto di voler essere compatito e sollevato. Ma questo stesso sollievo del parteciparmi le sue pene lo voleva strappato quasi per forza, onde, dietro le mie importunità, ha disteso nel mio interno le sue mani e i suoi piedi inchiodati e mi ha partecipato un poco le sue pene. Dopo ciò, dando un po' di tregua ai suoi lamenti, mi ha detto: figlia mia, sono tristi i tempi che a ciò mi costringono, perché gli uomini si sono tanto ingagliarditi ed insuperbiti che ognuno crede di essere Dio a se stesso. E se io non metto mano ai flagelli, farei un danno alle loro anime, perché la sola croce è l'alimento dell'umiltà. Onde, se ciò non facessi, verrei io stesso a far loro mancare il mezzo come farli umiliare e arrenderli dalla loro strana pazzia, sebbene la maggior parte degli uomini si irritano e mi offendono. Ma io faccio come un padre che spezza a tutti il pane come alimentarsi, ma alcuni figli non lo vogliono prendere, anzi se ne servono per gettarlo in faccia al padre. Che colpa ne ha il povero padre? Tale sono io, perciò compatiscimi nelle mie afflizioni. Detto ciò è scomparso lasciandomi mezza desta e mezza addormentata, non sapendo io stessa né se debbo perfettamente destarmi, né se devo un'altra volta assonnarmi. Allora, in queste due meditazioni si parla di due temi intrecciati, ricorrenti e fondamentali, ecco, per costituire nelle nostre anime veramente un terreno profondo per radicare l'albero della vita, ecco, che è la vita nella divina volontà, senza alcun dubbio. Gli argomenti sono l'umiltà
e la croce e le interconnessioni tra queste due dimensioni, chiamiamole così, della vita di fede. Il contesto, ne abbiamo parlato infinite volte, è sempre lo stesso. La privazione della presenza di Gesù che Luisa subisce, motivata, come Gesù spiega, dal fatto che non vuole stare in sua presenza per non dover mitigare, chiamiamole con termine più biblico, le correzioni che è costretto a mandare sui suoi figli, nella speranza che almeno dinanzi a quelle cessino dalle loro pazzie. Questo linguaggio è certamente meno ostico e più accessibile ed è biblico perché nella lettera agli ebrei si dice, si legge benissimo che è per la vostra correzione che voi soffrite, testuali parole, e che Dio ci tratta come figli e se un padre vede un figlio che si sta andando alla rovina cerca di correggerlo e prima lo fa con l'amore, con le carezze, con la misericordia e poi deve per forza ricorrere, questo è anche un padre civile, un padre normale. A correggere intervenendo, a volte anche severamente, insomma, sul figlio, nella speranza di un suo ravvedimento. Qui Gesù spiega che quando si ricorre, come esperienza comune, ai mezzi più severi, la maggioranza non si correggono, ma si ribellano, pochi si piegano, almeno quei pochi si sono piegati, perché purtroppo non c'è altro verso, no? E di queste cose purtroppo ne facciamo continuamente e costantemente esperienza. Quindi questo è il contesto. E in questo contesto ci sono i lamenti di Luisa, ci sono anche la compassione di carità di Luisa, no? Che cerca di sollevare in qualche modo Gesù. E c'è questo tema, altre volte ho avuto modo di parlarne, che i padri della Chiesa chiamavano la Passio Caritatis, quindi la passione della carità, cioè la sofferenza dell'amore, cioè vedere che Gesù sembra soffrire in atto, ecco, a quello che dice dei dolori. Addirittura insopportabile, crescere di più lo strazio al mio cuore esacerbato al sommo. Quindi c'è questa dimensione, tante volte l'abbiamo già meditato, misteriosa, non perfettamente comprensibile, come del resto nessun mistero è perfettamente comprensibile alla nostra mente, ma solo in parte, della sofferenza di Gesù dinanzi alla situazione non buona dei suoi figli, che viaggiano verso la rovina. Qui siamo in un contesto storico certamente turbolento e travagliato, insomma, anche se sarà poi da chi lo sa, da indagare se ci sono realmente momenti storici in cui non ci siano stati travagli e insidie, no? Perché purtroppo chi sta dietro tutto quanto il male del mondo, che è, secondo la fede, il nemico della nostra salvezza, che erra nel mondo per perdere le anime, purtroppo è un lavoratore full time 24 su 24, 365 l'anno e ha iniziato a lavorare da quando si è liberato a Dio senza intermittenze e senza interruzione. Purtroppo non si stanca e la sua cattiveria è grande, la sua ferocia è grande, la sua astuzia è grande. Purtroppo la sua azione nascosta non è vista dagli uomini che quasi sempre inconsapevolmente, insomma, comportandosi malamente. Gli danno forza e vigore, perché più male ci si comporta e più forza ha il diavolo, che non ne avrebbe nessuna se tutti fossimo uniti alla volontà di Dio e ancora di più se fossimo nel regno della divina volontà, dove scapperebbe a gambe levate, perché non avrebbe nessuna possibilità di nuocerci. Fatte tutte quante queste doverose premesse per comprendere il contesto, andiamo a vedere i punti specifici di meditazione, no? E Gesù qui parla di una forma di umiltà più sublime, perdere ogni ragione e non discorrere sul perché e sul come. Le classiche domande, no? Perché Gesù tu adesso non stai venendo più? Gli diceva Luisa, no? Dove, quale ne è la causa? Dove ti ho offeso? Ecco, la cosa migliore da fare, Gesù dice, bene, non sto venendo più? Non sto venendo più. Non ti chiedere perché. Abbandonati alla divina volontà. Altra cosa, come? Come può essere successo questo? Come si esce fuori da questa situazione? Abbandonati alla divina volontà. Questo certamente, voi capite, non significa che
non bisogna vivere, affrontare problemi, situazioni, eccetera, eccetera, no? Però è diversa la situazione, anzitutto, di chi è fermamentissimamente convinto che in tutto quello che accade, fosse anche la peggiore delle cose, specialmente, come dice San Paolo, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, eh? Quindi quando una persona ama Dio, quindi sta in grazia, vuole essere buona, sta sotto la sua tutela, usa i sacramenti, prega, quindi cerca di vivere una vita vicina a Dio, deve subito pensare, ma può Dio permettere che io mi trovi in un mare di guai e mi trovi soggetto, insomma, malamente nelle mani dei nostri nemici? No. Sarebbe follia soltanto pensarlo, no? E se dovesse essere capitata una cosa brutta, se dovesse essere capitata una cosa brutta, Dio vede oltre. E quindi non bisogna preoccuparsi né esigere immediatamente dal Signore risposte ai nostri perché, come fanno tutti quanti gli esseri umani, no? Se si riesce semplicemente a disfarsi nel proprio nulla, a dire: bene, io sono un po' Roma, la divina volontà a cui mi affido ha il controllo di tutto, e quindi anzitutto, prima di qualunque cosa, mi affido a lei. Gesù dice: se tu fai così e rinunci alla tua ragione umana, che vuole cercare di capire, acquisti la ragione divina. E perdendo ogni discorso sul conto proprio, cioè smettendo di dire è accaduta una cosa prospera, è accaduta una cosa avversa, freddo, caldo, non fa niente quello che accade, importa che in quello che accade io sia unita sempre alla divina volontà. Quindi se acquisto una ragione divina, dice Gesù, e si acquista un linguaggio celeste e divino. E questa forma di umiltà, dice, produce nell'anima una veste di sicurezza, onde l'anima se ne sta nella calma più profonda. Qual è il fondamento della calma profonda? È la sicurezza di essere protetti dalla potenza di Dio. E semplicemente sforzandosi in tutte le situazioni di piacere al suo diretto amato Gesù. Cioè, queste sono cose che dette in una meditazione se ne discorre facilmente, no? A parole. Chi veramente riuscisse a vivere questo al 100% è già molto avanti nel regno della divina volontà. Però, vedete, l'umiltà più sublime è quella di perdere ogni ragione e non discorrere sul perché e sul come. Poi Gesù spiega un'altra cosa. Quando non siamo umili, quando ci accorgiamo di non essere umili, e qui adesso dovremo un attimo forse fare qualche approfondimento o qualche esempio, come facciamo a raggiungere l'umiltà? Come facciamo? Gesù dice una cosa molto semplice: la croce è l'alimento dell'umiltà. L'uomo deve essere messo, come dice il libro delle Lamentazioni del profeta Geremia, con la bocca nella polvere. È un, capite? La tribolazione, la prova, la croce sono delle chance. Perché proviamo a pensare a quello che danno, no? Per esempio, una tribolazione o una croce apparentemente ingiusta umilia la nostra ragione, che dice: ma perché, Signore, mi dovrebbe essere capitata questa cosa che io non me la merito? Noi potremmo pensare. Ecco.
La ragione è umiliata da questo. Secondo, e capita che magari abbiamo commesso dei peccati o degli errori e in qualche modo la vita, come sovente accade, ci mette davanti alla necessità di ripararli in qualche modo, no? Allora, nella coscienza dei fedeli e di tutte quante le persone di questo mondo comincia a dire: ah, se non avessi fatto quel peccato, questo è anche poi il fondamento del pentimento, oppure ah, se non avessi commesso quell'errore. Ma fare quel peccato e fare quell'errore, che cosa attesta a te? Che sei un povero uomo, che sei debole, che non sei Dio, soltanto Dio non sbaglia mai. Qui Gesù dice: attenzione, quando parla, ognuno crede di essere Dio a se stesso. Cosa vuol dire essere Dio a se stesso? Allora, numero uno, Dio è l'essere assolutamente libero e autonomo ed è capace di esercitare bene la libertà. Fa tutto da sé. Lo può fare e lo sa fare. L'uomo non è capace di fare questa cosa. Può anche illudersi, ecco, tanto è vero che è motto diabolico, fai quello che ti pare, d'accordo? Nell'origine e nell'esercizio. Se anche tu volessi fare una cosa di questo genere, tu non sei capace a farlo, tu non sei capace a fare quello che ti pare. O meglio, se lo fai, farai un sacco di guai, a differenza dell'Altissimo. Ecco, uno. Secondo, cos'altro è che Dio non, che Dio fa? Dio non sbaglia mai. Lo sbaglia, non può sbagliare. Tutti quanti gli uomini dicono: sì, io faccio tanti sbagli, però poi bisogna vedere se sei capace di riconoscerli in concreto e quali sono. Eppure, molti uomini si illudono di non sbagliare mai e che siano sempre gli altri che sbagliano. Il male sia sempre fuori di noi. È colpa degli altri, non è mai colpa mia. Dio è autosufficiente. L'uomo non è autosufficiente. Dio è il più grande di tutti veramente. Gli uomini, anche se a volte si credono mezzi patreterni, sono sempre poveri uomini. Cioè, possiamo immaginare il più potente uomo della terra, il più intelligente. Cioè, proprio la nostra condizione strutturale, cioè, io dico sempre: immaginiamo un pozzo di scienza, uno che ha quante lauree si possono prendere durante questo? 10 lauree? E poi insieme a 10 lauree anche un grande, non lo so, diplomato al conservatorio in quattro strumenti, e poi sa anche dipingere, scolpire, sa fare un sacco di cose. Giusto? Ma rispetto allo scibile umano, alla scienza umana, all'arte umana, agli strumenti, cioè, li sa suonare, è sempre una piccola cosa, no? Essere Dio di se stesso. Poi Dio si governa da sé e non risponde a nessuno e non ha bisogno di essere istruito da nessuno, ma noi no. Ancora, Dio non è soggetto a mutazione e mutevolezza alcuna, non cambia, ma noi sì. Dio non è soggetto a nessuna possibilità di patimento da parte di agenti esterni da sé. Cioè, il diavolo, quando si è ribellato a Dio, non è che gli ha fatto qualcosa, non gli può fare niente a Dio. Dio è assolutamente intoccabile. No, no, noi siamo soggetti al male di ogni tipo. Se qualcuno ci vuole ammazzare, tenta di ammazzarci, potrebbe anche ammazzarci, insomma, se ci sparano addosso, moriamo. D'accordo? Se ti lanciano un'ingiuria, ti colpisce. Se ti sparlano male dietro, ti fanno del male all'onore. Se ti fanno una, cioè, tu non puoi impedirle queste cose qui. Mica puoi ammazzare tutto, cioè, a meno che non stermini tutta la razza umana. Non si può fare. E questa è una miseria che noi abbiamo, no? Dio soltanto, come dire, è intoccabile, ma noi no. Non solo intoccabile in questo senso, noi siamo toccabili da molte altre cose. Il nostro corpo. Ti vengono i piccoli acciacchi,
dalle artrosi, cominciamo dalle sciocchezze, dalle artrosi, dalle influenze, cioè fai un incidente, ti rompi una gamba, ti viene un infarto, muori. O no? Dio no? Quindi, cioè, perché Dio vuole mettere l'uomo nell'umiltà? Per un motivo molto semplice, cioè, capito? Non è che vuole tutti quanti ai suoi piedi, in atto di adorazione, come se lui ci avesse bisogno del nostro culto, della nostra gloria. Se noi siamo umili, come diceva Santa Teresa, l'umiltà è la verità di noi stessi. Solo chi è umile accoglie e riconosce Dio in quanto Dio. Dice, bene, io non sono capace di guidarmi da solo, dimmela tu qual è la legge e qual è la strada buona e quella strada cattiva. Io non sono capace di discernere il vero dal falso. Illuminami tu con la luce della verità. Io non so discernere il bene dal male. Dimmelo tu, io sono soggetto a tante situazioni, proteggimi tu, d'accordo? Benedicimi tu la mia esistenza, fai in modo che non sia colpito dalle forme di male, abbiamo bisogno della protezione di Dio, no? Io non voglio assolutamente fare tutto quanto da me, ma voglio, desidero il tuo aiuto, la tua grazia, per la quale tu sei morto, eccetera, eccetera, no? Cammino, non impongo le mie ragioni, non impongo i miei punti di vista, non mi sento qualcuno, perché chi l'ha detto che quello che dico io è sempre giusto? Quindi avrò uno stile dolce, mite, rispettoso del prossimo. Ecco. Non mi vendicherò del male ricevuto, perché sono consapevole che a volte anche involontariamente forse ne posso farne anche io al prossimo, no? Cioè, chiunque ascolta queste cose, presumo, insomma, a meno che non sia non so cosa, penso che la propria retta ragione, la propria coscienza, sentendo queste cose, dice: ma certo, ma certo, ma certo, ma certo, ho capito, ma certo, però poi di fatto sul piano esistenziale, concreto, gli uomini fanno esattamente tutto il contrario di questo. Si credono Dio di se stesso. E questo è un problema grosso, perché se tu ti credi Dio di te stesso, veramente riproduci in maniera, come dire, facsimile allo stato puro il peccato di Lucifero. Cioè, io non ti servo, io voglio essere come te. O tu mi fai essere come te, o io non ti servo. Ricordiamo anche il peccato originale, no? Diventerete come Dio conoscendo il bene e il male. Questo mito prometeico, insomma, no? Questa megalomania intrinseca, questa smania di potenza, ce l'abbiamo tutti. Anche la persona più piccola, più semplice, più apparentemente povera ed umile del pianeta Terra. E questa cosa va completamente sradicata dalla nostra anima. Completamente. Perché altrimenti rimaniamo in balia di noi stessi e combiniamo guai su guai su guai su guai. Cioè, la stragrande maggioranza, purtroppo, degli esseri umani passano la vita combinando guai su guai su guai su guai, perché poi la vita, e come dire, in qualche modo ci travolge, arrivano i problemi, arrivano le difficoltà, non si sa come fare, si pensa di fare bene, invece si fa male, quindi anziché risolvere un problema se ne crea un altro e succedono putiferi su putiferi. Tutto questo perché? Perché l'uomo rifiuta seriamente di smettere di fare il Dio di se stesso e di riconoscere a Dio il ruolo di Dio, non semplicemente con dei gesti, come dire, di culto ossequioso esterno e formale, no? Insomma, ti faccio il favore di andare a messa la domenica, ti faccio pure il favore di dire la preghierina la mattina e la sera e poi basta. Quindi ho fatto questi favori a Dio come se Dio avesse bisogno di queste cose e non ci insegnasse a fare queste cose per il nostro bene, non per il suo. E cosa deve fare il nostro Signore dinanzi a questo? Ecco il senso della croce, no? Così concludiamo. La croce, ogni forma di sofferenza, come dire, attesta all'uomo
la propria creaturalità, la propria miseria, il proprio non saper fare da solo, non poterne uscire fuori da solo, proprio non poterci fare a niente. Cioè, l'uomo, tutte le cose, ti muore una persona cara e ti trovi davanti al cadavere di una persona cara, e che cosa vuoi fare? Questi folli degli uomini contemporanei, cosa vuoi fare? Vediamo se qualcuno è capace di fare tornare qualche morto dal cimitero, dopo che stanno continuamente sfidando la legge di Dio, andando a manipolare la vita nel sorgere o nel morire. Vediamo se qualcuno è capace a creare un uomo dal nulla, o a far risorgere un morto. E ciò nonostante, l'uomo continua nella sua corsa folle del poter, del pensare di essere Dio di se stesso e di poter fare a meno dell'Altissimo. E questo chiaramente produce delle conseguenze devastanti. Male su male, e certamente Dio, che è il nostro Padre, non è contento di vedere che stiamo trasformando la terra in un altro che ospedale da campo, come dice il Papa. Magari la Chiesa è un ospedale da campo, perché va a raccogliere tutte quante le anime mezzo distrutte e piano piano cerca di rimetterle in piedi. La Chiesa è un ospedale da campo, ma il mondo sta diventando veramente sempre di più come dire, un ospedale della disperazione, con corpi mutilati, con cose di questo genere. È un disastro totale, insomma, no? Quindi pensiamo bene a queste cose. Un uomo che, o una donna, insomma, un essere umano che vive in questo modo, si chiude a Dio, si fa Dio di se stesso, dà a Dio il dolore, diciamo così, di vederlo autodistruggersi, con un'autodistruzione il cui esito drammatico, ultimo e purtroppo possibile, è la distruzione definitiva ed eterna. Che Dio ce ne scampi e liberi, insomma, no? Però quanto ha pianto Gesù durante la passione, non tanto per i suoi dolori, quanto per tutte quante quelle anime che, nonostante lui avesse dato tutte le possibilità e tutti i mezzi per salvarsi, anche prendendosi su di sé tutto il loro male, ostinati fino alla fine, purtroppo, firmano da se stessi la sentenza della propria autocondanna. Quindi salutiamo le croci, certamente con sofferenza ma con gioia, ricordando che esse ci rendono sempre più piccoli e quindi aperti alla grazia di Dio e cari a Dio. Divina Maria, umile per eccellenza, ecco, tu sei la più grande maestra, ecco. La tua grandezza starà proprio in questo, no? Che possiamo pensarci sempre, ecco. La rinuncia alla tua volontà, perché la nostra libera volontà è il principio che ci rende possibile, se la usassimo malamente, l'autodeterminazione e l'illusione di autogestirci come se fossimo Dio. La rinuncia all'umana volontà che tu facesti fin dal concepimento è proprio l'attestazione della totale sfiducia in se stessi, santa sfiducia in se stessi e del totale abbandono in Dio. Quindi mettere in banca con una sicurezza assoluta e assicurarci una vita assolutamente santa, perché solo Dio non sbaglia, solo Dio sa quello che fa, e
Solo Dio ci somministra il giusto alimento, le giuste croci, le giuste prove, al momento giusto, nella misura giusta, in una perfezione che non sempre a noi, anzi quasi mai, è percepibile e conoscibile, ma che non possiamo e non dobbiamo dubitare essere vera, perché solo Dio sa quello che fa, solo Dio tutto ciò che vuole lo compie, solo Dio tutto ciò che vuole lo può. E a Dio tutti, volenti o nolenti, devono comunque sempre rendere conto e rimanere soggetti. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.